Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento con l'informazione del TG6 in apertura, il consueto bollettino di questa emergenza sanitaria da coronavirus. È stata una giornata durissima sotto il profilo dei numeri dell'emergenza per la nostra regione. Li vedete in questa schermata, perché c'è stato un aumento rispetto a ieri di 122 casi, così il numero complessivo dei pazienti Covid-19 sale a 385, secondo quelli che sono i risultati dei test eseguiti nei laboratori di Pescara e anche nell'istituto zooprofilattico di Teramo. Al momento sono 47 i ricoverati in terapia intensiva, 181 quelli in terapia non intensiva, mentre altri 144 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 11 pazienti deceduti, due uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo di Pianella, una donna di Casoli, due uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, uno di Città Sant'Angelo, una donna di Guglionesi in Molise, che è morta all'ospedale di Chieti, morti sulle quali però spetterà all'Istituto Superiore di Sanità stabilire se siano da mettere in relazione diretta al coronavirus o perché sono persone affette da altre patologie. Invece sono sei pazienti clinicamente guariti che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e due i guariti in maniera completa, cioè che non hanno più sintomi dell'infezione, sono risultati negativi ai due test di controllo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti in totale 2.409 test, di cui 1.395 negativi. Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo, che fornisce questi dati, precisa anche che il numero elevato di casi registrati a Pescara è legato anche al fatto che all'ospedale Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione. E oggi c'è stata anche la conferenza stampa del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che non ha nascosto la situazione difficile che sta attraversando l'Abruzzo insieme a tutta la nazione. Numeri che aumentano, che iniziano a dare problemi anche per quanto riguarda la risposta sanitaria che possono assicurare gli ospedali e soprattutto per la pressione che va in aumento rispetto alle terapie intensive e ai macchinari che mancano perché non è possibile al momento approvvigionarsi in maniera sufficiente di tutte le attrezzature necessarie agli operatori sanitari e ai medici. Allora, vediamo insieme nel servizio di Giuseppe Dintino le fasi salienti della conferenza stampa di questa mattina nella sala consiliare del municipio di Pescara, conferenza stampa che vi abbiamo trasmesso in diretta con una edizione straordinaria del TG6. Vediamo il servizio. I dati e i numeri e quello che sta accadendo, nonostante siano ormai giorni che stiamo bloccando l'Italia e tenendo le persone a casa, ma i numeri dimostrano che in Italia e anche in Abruzzo la curva dei contagi cresce, cresce ancora e crescerà ancora nei prossimi giorni. Si apre così la conferenza stampa del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha subito rinnovato l'appello a rimanere a casa. E se queste misure non verranno rispettate, non solo avremo conseguenze sanitarie perché si continueranno ad alimentare altri contagi occasionali, inevitabilmente le autorità, noi compresi, saranno costrette ad assumere ulteriori misure restrittive della libertà personale, dei movimenti, dell'economia. Il governatore ha sottolineato come l'emergenza non possa essere risolta agendo per compartimenti stagni, ma che anche l'Abruzzo è in prima linea per contribuire all'intera nazione. Sono sei i pazienti trasferiti dalla Lombardia attraverso il sistema CROSS, così come a Vasto abbiamo dovuto supplire alla temporanea chiusura dell'ospedale di Termoli. Il maggior problema però rimane quello della carenza di attrezzature e personale medico. I dispositivi di protezione individuale scarseggiano in tutto il mondo.
Il mondo intero è stato colpito da questo e progressivamente si sta estendendo ad altri paesi, alcuni dei quali pure avevano sottovalutato quello che accadeva e guardavano l'Italia con un po' così di un misto di ironia e di incredulità. Quello che manca per davvero sono i ventilatori, i monitor e il personale. Naturalmente anche noi abbiamo descritto anche ieri la drammatica situazione che ci vede avere pochi giorni, se non poche ore, di respiro prima che finiscano i ventilatori e la possibilità di quindi assistere persone in terapia intensiva. Penso che ci si debba rendere conto della oggettiva difficoltà di reperire questo materiale. Ci stiamo attrezzando per reperirli anche attraverso appunto canali di mercato parallelo, privati, esponendoci anche al rischio di truffe, di profittatori, di speculatori, come accade sempre in tempo di guerra. Marsilio ha poi commentato la decisione di ieri di istituire una zona rossa in Abruzzo, in particolare nella Valfino, nonostante non fosse giunto il via libera dal governo nazionale. Le decisioni prese sono rivedibili in seguito all'evoluzione dei dati e quindi quando le ASL ci dovessero segnalare, in questo caso ad esempio per Ortona non è accaduto e non è soltanto un problema di numeri di incidenza, il problema è che le zone rosse è opportuno, io ho ritenuto giusto farlo, costituirle quando la modalità del contagio non è sotto controllo, non è tracciabile e io spero appunto che questo possa aiutare quella zona dove c'era un focolaio di incerta origine, di difficile individuazione, di difficile tracciabilità, a fare in modo che non si alimenti ulteriormente e non vada ad aggravare la situazione delle aree metropolitane, a cominciare da quella Montesilvano-Pescara, già particolarmente colpita soprattutto nel suo ospedale. Io spero che il governo voglia sostenere, non voglia contrastare questa nostra decisione. L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, ha poi descritto il metodo utilizzato dall'Abruzzo basato su 4 livelli. Primo livello è stato quello di pensare a valutare, a reperire quelli che erano i posti letto, quelli che erano i dispositivi. Il secondo livello era quello di incanalare le nostre risorse, le nostre potenzialità su tutto il territorio della regione Abruzzo, come abbiamo già detto il Presidente, togliendo quei confini che ci sono tra un'azienda sanitaria e l'altra. Il terzo livello, rimodulando tutti i posti letto, sia della chirurgia e soprattutto della pneumologia. Il quarto livello è quello di individuare i Covid. L'assessore ha poi specificato che l'indirizzo è quello di far tamponi non su larga scala, ma alla fetta di popolazione più esposta, a partire dal personale sanitario. Il mio indirizzo è prevalentemente quello di poter somministrare questi test prevalentemente alle professioni sanitarie, ai medici che sono più a contatto con gli infettivi nell'ambito delle malattie infettive e poi piano piano estenderlo a tutto il personale. Ci viene richiesto, è una linea che dobbiamo valutare anche in base al numero dei tamponi che avremo, che abbiamo a disposizione, ma grazie a questo ampliamento che c'è stato poi con la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico possiamo fare un maggior numero di tamponi. In conclusione il professor Alberto Albani, referente regionale per l'emergenza, ha fatto il quadro della situazione in Abruzzo finora. La situazione in Abruzzo in questo momento è in evoluzione rapida, così come è avvenuto nel resto del paese, quindi dal nord si è spostata al centro nelle Marche e adesso sta scendendo anche da noi. In questo momento abbiamo un numero di positivi ospedalizzati che assume a 347 e purtroppo la maglia nera di questa graduatoria ce l'ha Pescara, che ha oggi 170 ricoverati all'interno dell'ospedale di Pescara Covid positivi e 24 ricoverati nell'ospedale di Penne, che sta individuato all'ASL di Pescara come Covid Hospital.
Di questi 20 pazienti sono intubati, c'è necessità di un supporto respiratorio importante a Pescara, e 4 sono intubati nell'ospedale di Penne. Quindi circa il 60%, più del 60%, il 64% dei pazienti ricoverati pesa sull'ASD di Pescara. La situazione quindi è molto, molto pesante. Non ci aspettiamo per il momento un calo, ma anzi un aumento dei casi di positività. Abbiamo aumentato il numero di tamponi che possiamo effettuare giornalmente con la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, e quindi questo aumento ci consentirà nei prossimi giorni, come diceva l'assessore Veria, anche di poter sottoporre a tampone tutto il personale sanitario, partendo prima da quelli più a rischio, malattie infettive, pronto soccorso, rianimatori, per poi allargare la base. Andiamo avanti con il nostro giornale. Avete sentito dalla voce del professor Albani, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, la pressione che c'è proprio sul nosocomio del capoluogo adriatico, che chiede lo stop temporaneo dei ricoveri di pazienti affetti da Covid-19 perché la struttura al momento non è più in grado di gestire gli elevati numeri. La richiesta è stata avanzata dalla regione Abruzzo, l'aveva anticipata questa mattina, lo avete ascoltato, anche il presidente della regione, oltre proprio al dottor Albani. Le criticità riguardano i posti letto e soprattutto il personale. Proprio in questa direzione va l'appello della ASL, che chiede subito rinforzi, considerato che i pazienti gestiti sono la maggior parte di quelli della regione. Una sospensione almeno di un paio di giorni, dirottando i casi positivi sugli altri presidi sanitari della regione, come il vicino ospedale di Chieti, che consentirebbe di riorganizzare l'intero nosocomio. Si sta lavorando su dimissioni precoci dei pazienti meno gravi, con l'obiettivo proprio di liberare dei posti, mentre è in corso il trasferimento dei pazienti della medicina in alcune cliniche private, così da recuperare nuovi spazi da destinare all'emergenza. E a proposito dell'ospedale di Chieti, questa mattina in diretta al TG6 delle 14 abbiamo avuto ospite il professor Jacopo Vecchiet, che è il direttore dell'unità operativa di malattie infettive del nosocomio di Colle dell'Ara, che ha fatto il punto della situazione nel suo ospedale e soprattutto su come si sta affrontando questa emergenza che si sta aggravando di ora in ora con numerosi pazienti ospedalizzati. Allora sentiamo un estratto della diretta di questo pomeriggio nell'intervista realizzata da Paolo Renzetti. La malattia, da quella che è la nostra sensazione, ha tre diverse caratterizzazioni. Esiste una percentuale, probabilmente anche io mi auguro enorme, di soggetti che ha pochi sintomi. Esiste una percentuale un po' più alta di soggetti che ha bisogno di un'ospedalizzazione e quindi deve venire in ospedale perché ha bisogno di qualche terapia, ha bisogno di un po' di ossigeno. E poi c'è invece purtroppo il gruppo di pazienti, che è quello più preoccupante, che necessita di un'addirittura assistenza rianimatoria, cioè sono pazienti che vanno intubati. Nessuno di noi sa a priori se appartiene alla prima, alla seconda o alla terza categoria. Quindi il consiglio è: evitiamo il contagio e stiamo a casa. Poi le ripeto, noi abbiamo visto anche ragazzi giovani che hanno una sindrome respiratoria importante. Quindi io non farei al momento valutazioni di questo tipo, perché i dati sono comunque ancora nuovi, è una malattia nuova, e quindi prima di poter trarre delle conclusioni ci vorrà del tempo. Prima parlava anche di persone asintomatiche che hanno contratto il virus del Covid-19 ma sono asintomatiche. È vero, come abbiamo letto, come abbiamo sentito, che queste persone non sono contagiose, cioè non trasmettono il virus? Guardi, il virus trova una sua collocazione importante nelle vie respiratorie, si replica in maniera molto attiva nelle vie respiratorie, le colonizza
e quindi noi sappiamo che la trasmissione del virus avviene attraverso le secrezioni, attraverso le congiuntive. In teoria un virus che replica poco, quindi che è nella fase asintomatica e quindi che non dà sintomi, dovrebbe non essere così importante in termini di diffusione della patologia stessa. Però anche questo, ripeto, direi che non deve assolutamente confondere. Si stanno analizzando tantissimi tamponi nella nostra regione, c'è la possibilità, ne parlavamo anche prima, lo dicevano anche questa mattina in conferenza stampa il Presidente Marsiglio, anche gli assessori, la possibilità che il trend per altri giorni continui a crescere. Sì, questo, le ripeto, è la sensazione che noi stiamo vivendo, al punto che il concetto stesso di specialistica è venuto meno. Noi eravamo abituati a occuparci come specialisti delle patologie infettive, i numeri ormai sono tali che anche i colleghi della rianimazione stanno facendo un lavoro meraviglioso, i colleghi della pneumologia, i colleghi delle medicine, perché in questo momento il concetto è che il paziente va assistito. Professore, questi farmaci che si stanno utilizzando in diversi ospedali del paese per contrastare il Covid-19 stanno dando, mi corregga se sbaglio, dei discreti risultati. Ci si può lavorare, si può lavorare sotto questo aspetto? Ma io direi di sì, nel senso che da questo punto di vista io sono abbastanza ottimista. Io credo che arriveremo anche a breve ad un vaccino. Insomma, la storia del rapporto tra l'uomo e il virus vede insomma sicuramente la capacità dell'uomo di produrre terapie, strumenti diagnostici, quindi siamo in una fase appunto nuova e quindi la cosa importante è che ognuno di noi contribuisca alla riduzione della circolazione del virus. E allora l'abbiamo sentito proprio dal professor Vecchietti, l'appello ancora una volta a restare a casa. Vedo collegato con noi via Skype, gli do la buonasera, il sindaco di Giulianova Ivan Costantini, che ha fatto una richiesta forte, forse anche un po' provocatoria, ma insomma poi ascolteremo anche quello che ha detto il ministro dell'Interno e il ministro della Difesa, non è poi così provocatoria, di inviare l'esercito per controllare le strade. È così, sindaco? Sì, buonasera a tutti. Oggi è una giornata particolare per la nostra regione, per la nostra provincia. Registriamo il numero di contagiati più alto da quando c'è questa emergenza. Noi come comune di Giulianova ci siamo subito attivati, veramente l'amministrazione ha fatto tutto quello che era umanamente possibile, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Siamo stati i primi a fare delle ordinanze anche quando non era uscito il DPCM ministeriale, abbiamo chiuso i parchi prima del comune di Milano, abbiamo sorvegliato la stazione ferroviaria, mi viene in mente, e siamo stati tra i primi ad attivarci. Sono 14 giorni che i nostri volontari di protezione civile e della Croce Rossa sono alla stazione H24. Ho cercato di mandare più persone possibile a casa e ho attivato lo smart working in comune, il 40% dei nostri dipendenti non ci sono, abbiamo attivato il COC per primi, abbiamo fatto una serie di iniziative incredibili e ringrazio tutti i volontari, mi viene in mente la distribuzione dei medicinali a casa, distribuzione della piccola spesa agli over 65, abbiamo fatto la sanificazione come tanti altri comuni, come ha fatto Milano, Venezia, Napoli, Pescara. Intervento forte, abbiamo necessità che alcune parti sensibili, mi viene in mente l'uscita del casello autostradale della 14 e la stazione ferroviaria, vengano presidiati dall'esercito. Abbiamo, questo è un grido d'allarme e un aiuto che i sindaci fanno, che chiedono ai prefetti e a tutte le autorità regionali sovraccomunali. Sindaco, a questo proposito, forse lo avrà già letto, ma lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori, c'è stato poco fa un lancio di agenzia dell'ANSA che parla di un impegno e della disponibilità del ministro Guerini, il ministro della difesa, a mandare i mezzi militari, così come lei sta chiedendo, d'intesa con il ministro dell'interno Lamorgese. Ha detto Guerini: ho dato piena disponibilità all'utilizzo dei militari impegnati in strade sicure per la gestione dell'emergenza coronavirus
coronavirus sulla base delle esigenze territoriali individuate dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Come già ribadito, continua Guerini, le forze armate sono pronte a fare la loro parte, come già stanno facendo sul fronte sanitario e nel controllo del territorio. Queste le parole del ministro, che mi sembra che vada nel senso che lei stava dicendo. No, noi ringraziamo perché stanno facendo uno sforzo straordinario da tantissimo tempo tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, la guardia costiera, che io non smetterò mai di ringraziare. Però è arrivato il momento di... Noi abbiamo per esempio il 9° reggimento alpini, che sono persone preparatissime. Abbiamo in questo momento l'esigenza di avere una sorveglianza anche per far rifiatare, riposare i nostri volontari e soprattutto le forze dell'ordine. Abbiamo necessità di avere una presenza costante nei punti nevralgici, ripeto, stazione ferroviaria, porti, uscite, caserie autostradali, perché non riusciamo a far rispettare il DPCM. Voi provate a pensare che nel mio comune abbiamo integrato le forze di polizia municipale cercando di sopperire, e nella sola giornata odierna abbiamo fermato più di 100 persone. Non ce la facciamo più, è un grido d'allarme, dobbiamo mantenere le persone in casa, perché il Covid-19 lo vinciamo stando a casa e non portando persone nelle rianimazioni. Dobbiamo farcela e ce la faremo solo stando a casa, ma dobbiamo far rispettare le regole e abbiamo la necessità di una presenza sul territorio dell'esercito. Un'ultima domanda le faccio. Altri comuni, penso a Pescara, ho letto l'ordinanza uscita davvero poco fa, hanno introdotto misure ancora più restrittive per quanto riguarda ad esempio la possibilità di fare delle passeggiate a piedi, la possibilità di andare in bicicletta, cose che forse nel decreto erano un po' lasciate al buon senso delle persone e che adesso si sta cercando di limitare. Così anche a Giulianova? Guardi, io ho appena letto l'ordinanza, la stavo leggendo prima di collegarvi con voi, e ringrazio l'amico, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, con il quale ho condiviso tantissimi anni di militanza all'interno di Forza Italia. Ho letto l'ordinanza e vi assicuro che se non ci saranno degli interventi a parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, io domani penso di ordinare di fare la stessa ordinanza per il Comune di Giulianova. È arrivato il momento di far capire alle persone che non si sta più scherzando, è una partita che dobbiamo giocare e vincere fino a Abruzzo. Fino ad oggi molti cittadini non hanno sentito questa partita loro, oggi abbiamo un numero importante perché arriviamo quasi a 400 contagiati nella nostra regione e c'è la necessità di non sbagliare più niente. Non possiamo sbagliare più niente, dobbiamo tenere i cittadini al sicuro. Se sono nelle loro case sono al sicuro, questo è il messaggio che dobbiamo far passare. Se sono fuori anche a fare una passeggiata, anche a farsi una corsa, anche andare in giro in bicicletta, non sono al sicuro. Oltretutto vi dico che in questo momento, per rispetto delle persone che stanno combattendo come dei leoni all'interno delle rianimazioni, non capisco cosa ci sia da correre. Non riesco a capire che cosa ci sia da andare in giro in bicicletta. Dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo tutti insieme farcela e metterci a disposizione della nostra comunità con grandissimo senso civico. Vi dico anche un'altra cosa, sono stufo di vedere persone che vanno a fare la spesa ogni giorno. Si va una persona per nucleo familiare, si fa la spesa e si torna a casa. Io ho attivato lo smart working, sono 8 giorni che non esco di casa, firmo le ordinanze da casa e cerco di lavorare da casa. Lo faccio per dare il buon esempio. Ci sono i vigili urbani sul territorio, ci sono i miei assessori sul territorio, ma dobbiamo iniziare a far comprendere che questa sarà una battaglia che non si risolverà domani, è una battaglia lunga, e dobbiamo anche iniziare a cambiare le nostre abitudini. Vedo persone che cercano di trovare gli escamotage per appunto sviare dal DPCM. Io penso che tra un po' arriveremo a vedere la consegna a domicilio piena di cani, perché tutti quanti dicono ho il cane quindi devo uscire. Se avete il cane potete uscire dall'abitazione ma recarvi attorno alla vostra casa. Non potete prendere il cane e farvi a piedi mezza Giulianova, mezza Pescara, mezza Teramo perché avete il cane. Perché se abbiamo 1000 persone che escono con il cane creiamo degli assembramenti. Dobbiamo rispettare le regole e dobbiamo smetterla di fare i furbetti.
dobbiamo dimostrare che siamo un popolo maturo, che siamo un popolo che sa in quale direzione deve andare. Io sono convinto che i nostri concittadini della provincia di Teramo, ma non solo, della regione Abruzzo, che hanno passato il terremoto, maltempo, neve, anche oggi dobbiamo dimostrare con grande maturità che stiamo a casa, e lo facciamo non solo perché rimaniamo al sicuro delle nostre mura, ma anche per rispetto di tutte quelle bare che ieri sera erano sopra mezzi militari che andavano senza nessun parente incontro alla cremazione. Vi prego, rimaniamo a casa. Grazie al sindaco di Giulianova Ivan Costantini per questo collegamento. Insomma, le auguro buon lavoro, ce n'è bisogno di questi tempi. Grazie. Anche a voi, ringrazio anche i giornalisti, vorrei ringraziarli perché non li cita mai nessuno, ma in questo momento fate un lavoro straordinario per portare informazione, anche voi rischiando perché siete sempre in strada. Grazie mille, grazie al sindaco di Giulianova Ivan Costantini. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. A proposito di misure restrittive, andiamo in Valfino, che oggi ha vissuto la sua prima giornata da zona rossa. Il sindaco di Castiglione Messer Raimondo Vincenzo D'Ercole fa il punto della situazione per quanto riguarda le misure introdotte dalla regione Abruzzo nella serata di ieri. Vediamo. Primo giorno di zona rossa per i comuni della Valfino, che da ieri sera, dopo la firma sull'ordinanza del presidente della regione Marco Marsiglio, vedono ancora più stringenti le misure di sicurezza per contenere la diffusione del coronavirus. Intanto salgono rapidamente i numeri dei contagiati, che in 24 ore sono aumentati fino a raggiungere 385 casi. Nei comuni della Valfino il dato più significativo è stato evidenziato ancora una volta a Castiglione Messer Raimondo, che oggi ha fatto registrare 11 casi in più di positività, oltre a un nuovo decesso. Un 86enne, morto giovedì scorso e risultato positivo dal tampone effettuato in seguito. Tre invece i casi positivi al Covid-19 registrati a Castilenti, tre invece a Montefino. Nell'unico comune del Pescarese finora all'interno della zona rossa, ovvero Elice, sono due casi di positività comunicati oggi dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. È stata una giornata, diciamo, cuscinetto, perché si stanno ancora organizzando e adesso ho visto i primi posti di blocco ai confini dei comuni, quindi adesso possiamo dire che siamo ufficialmente in zona rossa. Nessuno può uscire, nessuno può entrare, a meno che non siano operatori sanitari oppure quelli che portano gli alimenti, insomma. Ecco, chiariamo questo: è possibile spostarsi nei comuni all'interno della zona rossa? Lo stiamo ancora capendo, ma penso che, a meno che i comuni dove si è residenti non hanno alcuni servizi essenziali, quindi si è obbligati a spostarsi, ad esempio, per la spesa, se no dobbiamo evitare di spostarci anche tra i comuni. Perfetto. Ha chiesto, lei ha detto che ha visto i primi posti di blocco, ecco, ha già valutato di richiedere più forze dell'ordine? Oh, guardi, siamo in itinere, quindi ho appena ricevuto una circolare da prefettura e sto guardando un attimo i posti di blocco dove sono posizionati, il tempo che finisco a parlare con te e vedo un attimo di capirci qualcosa. No, guardi, è una cosa per preservare i cittadini, non è sicuramente è un periodo di sacrifici per tutti, perché non è piacevole non potersi muovere, ma siamo a un numero di casi tale che è l'unica soluzione, spero che sia una soluzione che porti risultati, perché oggi noi siamo a 23 casi solo a Castiglione Messer Raimondo. È una situazione non pesante, pesantissima, 3 morti e non so quanti ricoverati, perché non riesco più a contarli. Ecco, Penne è un altro paese che è rimasto fuori, secondo lei poteva rientrarci o potrebbe rientrarci? Io sinceramente, guardi, non so quali sono stati i criteri per fare la zona rossa, sicuramente sarebbe stato meglio che anche Penne era dentro, però non so per quale motivo non c'è, non ho tempo veramente di ragionarci, non per qualcosa. E adesso un'altra notizia che riguarda il distretto di Montesilvano, che è stato temporaneamente chiuso, il distretto sanitario di Corso Umberto, dopo che è stata accertata la positività al Covid-19 di 2 operatori. Si tratta di un infermiere e di un OS. La ASL di Pescara, per consentire la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, ha quindi disposto la sospensione dell'attività del distretto, che riaprirà sabato. Nel frattempo sono partiti tutti gli accertamenti dell'autorità
autorità sanitarie con l'obiettivo di individuare i contatti dei due pazienti ai fini dell'isolamento fiduciario per sottoporli ad un eventuale tampone. E vedo collegato con noi il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Prima abbiamo ascoltato, prima di arrivare al tema per il quale l'abbiamo chiamata, abbiamo ascoltato il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, che ha fatto un accorato appello anche con toni accesi alle persone a restare a casa. L'ospedale di Chieti e tutta la provincia di Chieti è in difficoltà, così come la regione. Immagino che lei si associ a questo appello e non so se nella città di Chieti riscontra le stesse problematiche che sta riscontrando il sindaco di Giulianova con persone che non restano a casa. Sì, buonasera, grazie a voi. Abbiamo lo stesso problema, abbiamo tutti lo stesso problema in Italia, lo dicono purtroppo i continui appelli che vengono dal governo, lo dicono gli appelli che i sindaci stanno facendo ai propri concittadini perché non si riversino inutilmente peraltro sulle strade, nelle strade. Lo facciamo anche perché vengono evitati dei comportamenti che apparentemente sono legittimi, come il recarsi alle poste per versare per pagare un bollettino, ma che in questo momento sono assolutamente inutili e financo pericolosi. Abbiamo un dato di Poste Italiane che ci dice che su 500.000 transazioni effettuate, operazioni effettuate in questa giornata, 300.000, quindi più della metà, sono assolutamente inutili perché potevano essere fatte successivamente in quanto ci sono i termini procrastinati per il pagamento di alcune utenze piuttosto che di altre spese o comunque contributi che dovevano essere versati. L'appello è di rimanere a casa, e di uscire soltanto se necessario. L'appello è di non abusare di questa piccola finestra che è stata lasciata dal governo, che è quella della mobilità, cioè della possibilità di fare attività motoria all'esterno. Io sono stato costretto, d'accordo il rettore, il magnifico rettore della nostra università, a determinare la chiusura del percorso vita che si trova all'interno del campus universitario, che avevamo lasciato aperto perché ovviamente avendo possibilità di muoversi cittadini per fare attività motoria, quello era uno spazio comunque circoscritto dove avrebbero potuto tranquillamente fare la propria attività. Ma la irresponsabilità, ma uso un termine insomma che non dovrebbe stare sulla bocca di uno come me che rappresenta le istituzioni, ma la stupidità pura di certi miei concittadini ha portato tutti noi a decidere di chiudere insieme al rettore quello spazio che era uno spazio utilizzabile, perché non potevano limitarsi a fare attività motoria ma dovevano andare anche uno a fianco all'altro, cioè non rispettare quella regola minima del metro che abbiamo tutti quanti ormai assimilato, credo, speravo fosse così, evidentemente non lo è per tutti, e che invece non tutti rispettano, e questo ovviamente crea problemi perché non è la violazione della legge, cioè non è il non rispettare la norma che prevede la chiusura del locale all'una piuttosto che all'1:30. La gente non ha compreso che violare queste prescrizioni che vengono innanzitutto dall'Istituto Superiore di Sanità e quindi poi trasportate dal governo in un decreto, sono regole fondamentali per poter noi sperare di non essere contagiati e soprattutto per non contagiare gli altri, coloro che invece sono magari portatori asintomatici del virus. Purtroppo questo non l'hanno compreso e non comprendono, evidentemente non capiscono, evidentemente sono proprio bacati, perché parliamo di gente bacata a questo punto, che oggi il contagio è necessario limitarlo per non finire come è finita la regione Lombardia. E non capiscono, i sanitari abruzzesi lo stanno dicendo in tutte le lingue, che il nostro sistema non ha la stessa forza di quello della regione Lombardia. Quindi se dovessimo trovarci nella stessa condizione di crisi di posti letto, e già siamo in quella fase per buona parte, oggi l'ospedale di Pescara ha alzato bandiera bianca. Abbiamo data poco fa la notizia. Appunto, quindi se non si capisce che oggi ammalarsi, pur con una possibilità di guarigione, ma ci porta in caso di acutirsi della malattia, dell'acusi della malattia, ad essere necessitati di essere ricoverati, e questo non è possibile perché non ce l'ho posti letto, si rischia la vita.
Allora non avere atteggiamenti responsabili innanzitutto e di rispetto nei confronti degli altri credo che sia oggi la cosa più grave alla quale dobbiamo tutti quanti contribuire con un appello accorato, e questo lo stiamo facendo tutti, lo state facendo voi, vi ringrazio anche per il servizio di comunicazione che state facendo, ma vi devo dire anche che io lo farò nella mia città, avendo dato mandato alla Polizia Municipale in modo più forte, lo farò nella mia città, perché gli appelli li stiamo facendo, le comunicazioni le stiamo facendo, tutti sanno che non devono uscire di casa, quindi non accetto più nemmeno le stupidaggini che mi vengono dette di mandare in giro il megafono per avvisare la gente. È ormai un periodo talmente lungo, sono 3 mesi che questo paese è in emergenza, quindi tutti sanno che non devono uscire di casa, perché tutti hanno una televisione a casa e in ogni istante vengono trasmessi messaggi con i quali si fa questo invito. Bene, io da domani ho dato mandato alla polizia locale di contribuire al lavoro che già in modo puntuale stanno facendo le forze dell'ordine della mia città, e quindi di iniziare a denunciare coloro che non rispettano il divieto di uscire di casa, o meglio di uscire di casa solo in casi, nei casi previsti dalla norma, e di iniziare ad elevare contravvenzioni nei confronti di chi non rispetti le regole che sono state dettate a distanza di un metro. Così come abbiamo fatto controlli e continuiamo a fare controlli nei locali, perché purtroppo, devo dire, abbiamo anche scovato qualche furbetto del coronavirus che magari teneva il bar aperto tenendo la serranda, la sala cinesca abbassata. Sindaco, adesso veniamo invece al tema per il quale l'abbiamo chiamata, perché oltre ad essere il sindaco di Chieti, lei è anche il presidente del comitato ristretto dei sindaci, che si occupa di sanità. In queste ore è forte la polemica sulla riorganizzazione dei presidi messa in atto dalla ASL di Chieti, che ha individuato ad Ortona il Covid Hospital. Il sindaco di Ortona è andato su tutte le furie dicendo no a questa decisione della ASL. Il comitato ristretto dei sindaci cosa può dire a questo proposito? Guardi, io credo che in questo momento ci sia necessità innanzitutto di buonsenso. Cosa dovrei dire io che ho ricoverate le persone di Ortona nel mio ospedale, che le rimandiamo ad Ortona? Cosa dovrei dire io che ho l'ospedale di Chieti quale hub provinciale per il Covid, che rimandiamo ognuno nei propri paesi di residenza? Non è questo l'atteggiamento che può avere chi è chiamato a governare un comune e a governare un territorio. Oggi dobbiamo capire tutti che siamo in una condizione emergenziale che è simile a quella di una guerra. Non ci saranno le macerie, ma ci sono i morti lo stesso. Allora non si può, per un egoismo territoriale o come ha fatto il professor Cianchetti, che farebbe meglio a farci ricordare quanto bravo sia stato come medico piuttosto che diventare un inutile e anche come dire, menzognero commentatore delle vicende che riguardano il comitato ristretto in particolare e l'ospedale di Ortona in primis. Non è il comitato ristretto dei sindaci che ha deciso dove mettere il Covid Hospital. Il Ministero della Salute ha fatto pressioni sulla Regione Abruzzo, giustamente, perché si individuassero ospedali in tutte le ASL abruzzesi da destinarsi a Covid Hospital, e nella provincia di Chieti noi, anche come comitato distretto, eravamo d'accordo che tutto questo potesse accadere nel PTA di Atessa, cioè nell'ex ospedale di Atessa, dove c'erano i posti letto, dove c'era tutto quanto era necessario per poter ospitare un Covid Hospital, ma il Ministero ha ritenuto che, trattandosi di un PTA, cioè di un ex ospedale, per quanto ancora perfettamente attrezzato, non potesse ospitare un Covid Hospital, e quindi l'altro ospedale disponibile sul territorio che avesse le caratteristiche richieste dal Ministero era quello di Ortona. Non è stata una scelta, è stata una condizione necessitata di individuarne uno. Ripeto, l'ospedale di Chieti già è un ospedale Covid, ma non è un ospedale Covid esclusivo, perché abbiamo le patologie e i reparti aperti, e in più abbiamo i percorsi del Covid Hospital, quindi abbiamo entrambe le cose. Un altro ospedale era necessario individuare, è stato individuato. Mi dispiace per chi non ritenga che questa decisione sia giusta. Non l'ha deciso il sindaco di Chieti, non l'hanno deciso i sindaci che fanno parte del comitato ristretto della nostra ASL, ma è una decisione che la regione ha assunto
e in qualche modo ha determinato ad assumere anche la nostra ASL. Questo è il percorso. Quindi mi dispiace per le polemiche, perché oggi piuttosto che fare polemica dovremmo pensare a come salvare le persone, dovremmo pensare a come garantire posti letto, dovremmo pensare come fare per dare un po' di sostegno ai sanitari e agli operatori parasanitari che stanno lavorando da giorni in condizioni disumane, a volte anche senza la totale protezione. Forse di questo dovremmo preoccuparci piuttosto che dire non a casa mia. Sindaco, mi lasci solo ricordare, a beneficio sempre di chi ci ascolta, anche perché non è collegato con noi, non può replicare, che il dottor Cianchetti, che si occupa di oncologia nell'ospedale di Ortona, si occupava di oncologia all'ospedale di Ortona, ha sollevato il problema perché quell'ospedale era, diciamo, vocato alla cura soprattutto delle donne malate oncologiche. Ecco, lo dico perché magari c'è chi non ha seguito questa polemica e quindi non sa il riferimento. Che il comitato ristretto di sindaci è composto da Lanciano, Vasto, Casoli e Chieti, se non vado errato. Sì, è giusto. Ma vedi, la mia presa di posizione rispetto a quello che diceva il professor Cianchetti è legata al fatto che lui manda una lettera al presidente Marsilio dove scrive una grande bugia, ovvero che il comitato ristretto dei sindaci ha deciso di mandare ad Ortona il Covid Hospital. Non è competenza del comitato ristretto dei sindaci, non abbiamo questa potestà, ma soprattutto nessuno di noi ha mai preso una decisione come quella di scegliere Ortona per essere ospedale Covid. Quindi è su questo che io ho ritenuto di dover mettere un punto di chiarezza e di verità, perché grande rispetto per quello che il professor Cianchetti ha fatto per la nostra comunità, lo ha anche scritto, grande ammirazione per le sue qualità e capacità professionali, se deve fare altro tipo di comunicazioni forse fa bene a imparare quantomeno le regole fondamentali, che sono quelle della correttezza, della lealtà e della conoscenza dei fatti. Io ringrazio il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, per essere stato con noi. Insomma, era doverosa la replica da parte sua, perché avevamo mandato in onda il videomessaggio del sindaco di Ortona, insomma, che era un po' alterato per questa decisione. Quindi per correttezza abbiamo invitato anche il presidente del comitato ristretto dei sindaci a dire la sua. Grazie a voi. Grazie al sindaco di Chieti. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Adesso ci spostiamo all'Aquila, cambiamo in qualche maniera argomento restando sempre al tema dell'emergenza, con il primo cittadino del capoluogo, Pierluigi Biondi, che nella consueta conferenza stampa online ha lanciato un appello ai suoi concittadini e corregionali dicendo: non comprate su internet ma aspettate che la crisi sia finita per acquistare nei negozi del territorio, per dare una mano così alle imprese che operano nella nostra regione. Sentiamolo. E c'è un dato che deve preoccuparci, che indica l'Abruzzo dopo la Basilicata come seconda regione che maggiormente deriva dal fatto che l'Abruzzo non ha un fatturato come la Lombardia, per esempio, e quindi, diciamo, l'oscillazione in valore percentuale è più elevata, così come l'oscillazione della ripresa è una delle più elevate, sia il segno negativo che il segno positivo sono tra i più elevati in Italia. Il problema è capire come le imprese locali reggeranno allo stress di questa crisi che il decreto legge Cura Italia lenisce solo parzialmente, ma lo dico senza alcun intento polemico, è solamente un dato tecnico, ma d'altra parte servirebbero risorse molto più ampie per pareggiare effettivamente i costi di questa crisi. Chiedo agli aquilani, alle persone del nostro territorio che sono dentro casa, se hanno voglia di leggere un libro, magari prendessero un libro che hanno già letto o ne trovassero uno nuovo tra la libreria, se gli viene voglia di comprare un'ultima uscita, se la segnassero e mettessero i soldi da parte, se
qualcuno ha voglia di comprare un vestito nuovo, rimandasse, tanto non si può uscire, insomma tutto ciò che si può comprare online e non è immediatamente necessario. Mettete da parte questa voglia, mettete da parte i soldi e magari quando sarà finita l'emergenza utilizzate quei soldi per acquistare la roba che desideravate nei negozi del territorio, della nostra città o del nostro circondario. La Camera di Commercio di Chieti e Pescara ha deciso di stanziare 5 milioni di euro per sostenere le imprese e il sistema produttivo regionale messo in ginocchio da questa emergenza sanitaria. Sentiamo. 5 milioni di euro per far fronte all'emergenza economica e sanitaria che sta vivendo la Regione Abruzzo. E questa è la decisione presa all'unanimità dalla Giunta della Camera di Commercio di Chieti Pescara, che si è riunita martedì pomeriggio, con all'ordine del giorno le iniziative a favore del sistema economico locale a fronte della pandemia da Covid-19. Una risposta concreta dell'ente camerale per cercare di aiutare le imprese del territorio e così attenuare i pesanti effetti negativi che l'emergenza epidemiologica sta causando in tutti i settori economici della regione. Un intervento di natura straordinaria reso possibile dalla decisione di utilizzare più del 20% degli avanzi patrimonializzati che dovranno essere orientati in azioni di promozione e sostegno concordate con il sistema delle imprese. Saranno necessarie anche azioni incisive di promozione territoriale mirate a diffondere un'immagine positiva ed attrattiva dell'Abruzzo da svolgere in collaborazione con la Regione. Oltre ai 5 milioni di euro, la Camera di Commercio di Chieti e Pescara conta di recuperare altri 560.000 euro, chiedendo formalmente al Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze di escludere le Camere di Commercio dal vincolo introdotto dall'ultima legge di bilancio sulla spesa per interventi economici e della cosiddetta norma taglia spese, scelte definite dalla Giunta incomprensibili, specie in un momento di così grande difficoltà. La Sevel ha attivato la procedura di cassa integrazione, la GICO, in relazione all'emergenza Covid-19. La sospensione delle attività, che dovrebbe essere fino al 30 di marzo, si rende necessaria, scrive l'azienda, per fronteggiare gli effetti della complessa situazione che si è determinata a seguito dell'emergenza Covid-19. La procedura riguarda tutti i 5.862 lavoratori, 5.460 operai e 402 impiegati e quadri dello stabilimento Sevel di Atessa, che, lo ricordiamo, come vedete dalle immagini, produce il Ducato. Dunque questa è la decisione della Sevel. Per quanto riguarda invece la Honda, che è proprio lì vicino, c'è anche la decisione di fare richiesta della cassa integrazione ordinaria. L'attività in questo caso riprenderà il 6 di aprile. Prima della GICO la Honda smaltirà le ferie residue al 31 dicembre dello scorso anno, questo dicono le RSU di FIM, FIOM e WILM. La Honda Italia ferma dunque lo stabilimento di Atessa per 2 settimane, a partire da lunedì 23 e fino al 3 di aprile. Stessa decisione per quanto riguarda la Brioni, che ha attivato la procedura di cassa integrazione per l'emergenza Covid-19, 9 le settimane previste per questa cassa integrazione per gli impianti della società Roman Style, che si trovano a Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Al provvedimento sono interessati fino ad un massimo di 620 dipendenti dello stabilimento di Penne, 221 dello stabilimento di Montebello e 117 dello stabilimento di Civitella Casanova. E noi abbiamo terminato questa edizione del nostro telegiornale. Sono le 19:49:10. Io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo aggiornamento è alle ore 23.